عندي حلم. I have a very simple dream. I wish to speak the Arabic language like the Arabs. Il mio sogno sarebbe innanzitutto che insomma, l'Islam potesse essere conosciuto di più, ma non solo l'Islam come principi religiosi, ma l'Islam come cultura. Tuttora, dopo 41 anni, lo studio di questa cultura piace. Our dream is to get to that point where others know us in the best of manners, and for us to know others in the best manner as well. My dream is to publish a book about my life in Egypt so that I can offer a different picture to that which they are constantly seeing on television. My wish is to go back to Cairo for at least some time so I can see the streets that I know. Più sinceri o prima giuramento è fatta apposta per ci incatenare, è sacrilegio sino cor amante, non lo mantene e dice ma che fa. Cammaranno questa vita qua speranze da vedere, sento ancora la voce tua che mi giura vita mia, voglio appena solo a te. Goccia a goccia sto My name is Francesca Maria Carrao. I teach Orientalism at the University of Naples, La Orientale. When I was 14 years old, I went on a family trip to Tunisia with my mother and father, and I fell in love with the desert, and I visited Kairouan. And afterwards, I came back to Italy. When it was time to decide what to study in college, I realized that I wanted to discover more about Arabic literature, because the Arabs were in Sicily, and I too am from Sicily. And I didn't know anything about Arabic literature. Generally, I love Arabs, and so I began studying the Arabic language. And after a year at the University of Rome, La Sapienza, I studied Arabic, Persian, and Turkish. I received a scholarship, and then I went to Egypt in 1977 for the first time. And there I made plenty of friends. I was very happy, and I discovered that I was speaking a very strange language, which was classical. People in the streets were speaking a far cuter language, and I too wanted to speak like them. So I entered the American University because back then there were no language institutes to teach Arabic to foreigners like there are today. 30 years ago, the American University was the only place in addition to the University of Cairo. But at the University of Cairo, they were only teaching classical Arabic. So I decided to join the American University to learn the common language. I was born in Cairo,
and I lived there 10 to 15 years. I studied at the Italian schools in Golat Street. You probably don't know where that is. And then afterwards, I went to Italy and entered college and studied Arabic, Islamic history, and Islamic civilization at the University of Naples. There is a huge department devoted to Arabic and Islamic studies. Afterwards, I went to Egypt and completed my studies in literature and history at Giza College. I began studying the Arabic language because for the first time in my life, I felt that war was near. People were talking about the war, and at the time I was only a student. For the very first time in my life, I had heard that there was actually a war in the Middle East. And I had no information about this. And I didn't even know why the war was taking place. I really wanted to know more. I tried reading books about the topic, and at the time there were very few books on the issue. And I also learned about the Palestinian cause. With the Palestinian cause, I tried to learn more and more about the Arabs, the Palestinians, and the Muslims. And I thought to myself, I have to interpret and translate. And after 3 or 4 years of studying at the University of Rome with the Orientalist Gabrielli, I wrote my graduation thesis on the political culture in the Middle East. Il mio studio della lingua araba è iniziato nel 1964, in seguito a un viaggio che ho fatto con mio padre in Giordania, Libano e Siria. Mio padre andava per studiare i sistemi cooperativistici nell'agricoltura e io lo accompagnai in questo viaggio, del tutto casualmente doveva andare mia madre, ma mia madre aveva paura dell'aereo e allora portò me. E nel girare nelle varie città, a Beirut ricordo prima della guerra civile, poi ci sono stato anche durante, nell'andare ad Amman, a Gerusalemme quando era ancora capitale del regno hascemita giordanico e naturalmente a Damasco, vedevo scritte sui negozi, manifesti per le strade e mi affascinò la bellezza del tratto calligrafico. Non a caso in italiano noi diciamo arabesco per dire un elemento ornativo particolarmente flessuoso, gradevole. E dovendo fare un esame di lingua all'università, io cominciavo quell'anno la mia università, e scelsi di fare arabo proprio. Io ho cominciato la prima volta a interessarmi del mondo islamico quando ero ancora alle scuole superiori. Ebbi occasione di leggere alcuni libri che parlavano soprattutto della spiritualità musulmana e così nacque questo interesse. L'interesse fu abbastanza forte da farmi scegliere di seguire un'università nella quale potessi studiare l'arabo e continuare questo tipo di indagini. Quindi andai all'Università di Roma, dove allora c'erano due grandi dell'orientalistica italiana, Francesco Gabrielli, che era il titolare della cattedra di arabo, e Alessandro Bausani, che era il titolare della cattedra di islamistica, l'uno per la lingua e l'altro per la cultura. Ho fatto i miei studi lì, mi sono laureato a Roma e ho cominciato a lavorare subito in una biblioteca, alla biblioteca dell'Istituto per l'Oriente a Roma, che è molto ricca, e lì mi sono formato, ho continuato naturalmente a studiare il mondo che mi interessava e poi sono entrato all'università. Sono stato alcuni anni in università a Cagliari e poi da più di 10 anni sono qui all'Università L'Orientale di Napoli. I am of Sicilian ancestry,
and there is a deep feeling of a cultural inheritance that is felt in Sicily. Sicily has caused me to choose to study the Arabic language. I graduated from university, and then I enrolled for my doctoral degree. I completed my doctorate 4 years ago. I'm truly honored to be able to translate modern-day Arabic literature from Arabic into Italian for others to read. Egipzienne, voilà, guarda, European convertita, bellissima. Ah no, coperta, no, coperta. Questo è l'Istituto per l'Oriente, fondato dal 1921, quindi da tenere presente, un istituto a quasi, non dico un secolo di vita, ma quasi, insomma. E l'aveva fondato Carlo Alfonso Nallino, e Carlo Alfonso Nallino per un periodo della sua vita ha insegnato al Cairo, ed è stato professore di Tahawsen, pensate, quindi quando ancora i professori erano così bravi che facevano la storia della letteratura araba in arabo, in arabo all'Università del Cairo. Okay. E l'istituto ha pubblicato, e ci abbiamo ancora tante copie, la sua tipo di lezioni di storia della letteratura araba. Certo, dopo tanti anni continuiamo a venire all'istituto, perché intanto c'è questa rivista Oriente Moderno, e per noi è non solo un posto dove noi possiamo pubblicare, ma anche i nostri allievi, perché naturalmente ognuno di noi oggi fa scuola, ha fatto scuola, abbiamo degli allievi che continuano a fare quello che abbiamo fatto noi, e nella carriera universitaria è necessario pubblicare, quindi la rivista Oriente, siamo molto affezionati alla rivista Oriente Moderno, infatti oggi facciamo parte prima del comitato di redazione, poi del comitato scientifico, insomma devo dire che il nostro nome, il mio nome, come quello di Daniela, è legato all'istituto anche nei periodi in cui non siamo venuti per qualche motivo, è sempre stato legato facendo parte del comitato di redazione così da ininterrottamente da 30 anni. 30 un po' più, 33. Mamma mia, come siamo vecchi. Non lo diciamo, siamo troppo vecchi. Meglio non dirlo, vai. Io ancora vedo tutte le persone che hanno lavorato all'istituto 40 anni fa come persone a cui far riferimento prioritariamente, perché di loro ho fiducia non solo scientifica ma anche un rapporto umano valido. Di altri sono più cauto naturalmente, invece di tutti quelli che hanno lavorato all'epoca veramente darei una mano per quello che mi concerne. Sì, ma noi lavoravamo senza orario, sì, con passione, senza cioè gelosie, venivamo qua il sabato, tutti aiutavano gli altri. Questa è la cosa. Per quello era bello. The Arabists and Orientalists that you find here today are the result of educational and cultural progress that goes back to the beginning of the 20th century. Back then, there was a generation of great Orientalists, such men as Nallino and Guidi and Gabrielli, who also participated in what was referred to as the Arab Revival. And then they were followed by a generation that studied under them. And they were
Cleli Sardelli Cerqua, Rezzitano and Giovanni Homan. They differed slightly from the previous generation in that they represented the Italian elite from amongst the skilled and noble classes that lived in Arab countries, especially in countries such as Egypt. And that was the case with the three professors that I mentioned before. So they merged their deep scholarly knowledge in Arab affairs and their living amongst the Arabs and their use of the Arabic language, which they experienced while living in these Arab countries. So, at their hands, a new generation emerged, and that is the generation of such people, and that is the same generation as Isabella Camara d'Aflito, Francesca Corrao di Ventura, and Liacono. They are the ones who represent Orientalism at this point in time, and they are the ones currently teaching at L'Orientale University. We will read other news, and I want you to translate it. All'Israelia israeliano, quindi ha detto il responsabile che, che il capo dei ministri, presidente dei ministri, Wafaka, che ha detto. I teach and I interpret the poems that were written in Sicily that existed between the 9th and 12th centuries AD. I published a book about Arabic poetry in Sicily. And during this time, I wanted to offer a gift to my Arab ancestors. So I asked some of the most important Italian poets to help me arrange this poetry in the Italian language. Because during that time, I was interpreting, but I wasn't good at arranging poetry as poetry. So 19 of the most important Italian poets helped translate the work of Ibn Hamdiz. Ibn Hamdiz, Ibn Nuh, and Ibn Khayyat. This anthology caused a commotion and sold 6,000 copies. That was really strange. And this happened because each one of the poets advertised the book. And they were really proud of this joining of Arabic poetry with the Arabic material and Arabic music. This book was a very important step in my life because afterwards I specialized in poetry and I translated for Ahmed Shawki The Death of Cleopatra. Why? Because I wanted to encourage relations between Arab speakers and Italian speakers, and between the Italian and Arab intellectuals. So I can gain the attention of the Italians, I chose a very important topic to Italians, which was Anthony and Cleopatra. A very important topic. Indeed, the play was shown in theaters, and all the newspapers talked about this play, and about Shawki's interpretation, and about Cleopatra's role, which differs entirely from the image that we have of Cleopatra. Thank you.
corso dei miei studi mi ha interessato sempre molto l'Islam come fatto culturale, religioso, spirituale, quindi i miei studi si sono indirizzati da quella parte, anche le mie pubblicazioni sono in gran parte dedicate alla spiritualità musulmana, ai grandi mistici, al sufismo, ma anche alla teologia, all'Islam, alla giurisprudenza islamica, insomma un po' a tutti i rami dell'Islam come religione. E sono questi degli argomenti, ritengo, molto importanti, che un tempo erano assai poco conosciuti nel nostro paese. Oggi, insomma, l'informazione si è fatta molto più ampia e oggi non è difficile trovare i nostri concittadini che conoscano almeno alcune cose basilari sul mondo islamico. Ma quando ho cominciato io a studiare, veramente a malapena si sapeva cosa fosse l'Islam, insomma, poco di più. È l'unico professore ordinario di storia classica del mondo islamico, sono io, per la quale è fondamentale conoscere l'arabo per andare sui testi originali e non lavorare per sentito dire o di seconda mano. Uno storico seriamente deve sempre arrivare alle fonti in modo diretto, senza sentire altri. In particolare a me interessa il transito tra il periodo preislamico, la predicazione del profeta Muhammad e la costituzione dello Stato islamico, perciò il califfato Umayyade e il primo periodo del califfato Abbaside. I translated an amazing book. It displays some of the best that has been written in modern Arabic literature. It is the story of a Tayyib Saleh, entitled The Season of Migration to the North. I later translated other works of literature. I translated the famous story by Ahlam Mustaghanmi, The Body's Memory, which had caused some controversy in Arab countries around the year 2000. And I became part of that controversy. Then I translated a story that was not published in Arab countries. It is a story written by an Algerian journalist and writer who lives in Rome. This journalist wrote this story while he was still living in Algeria. He came as a political refugee from Algeria, and we published the story in two languages, both within a single volume. It starts from right to left in Arabic and from left to right in Italian. So both of these sides and both of these languages came together at the very middle of this book. The texts come together. The first book I translated was called Palestine, Three Short Stories. And then I translated a story for Ghassan Kanafani called Men in the Sun, and another story for Emil Habibi, and for Tawfiq Fayyad, the book Salim Bahloul. And that book was published in the beginning of the 80s. After 10 years, I published the same books with the most important publishing houses. This was all after the Nobel Prize was given to Najib Mahfouz. I also translated Al-Mutasha'il with my colleague Lucy Ladikoff, who is originally a Palestinian. And then I interpreted the second story for Ghassan Kanafani, called Return to Haifa. I also introduced this book not only to college students, but to high school students in Italy. I think it's a very easy book to read, and the students are able to understand the Palestinian cause by reading this book. And I also translated Najib Mahfouz's book, Miramar, of course, after he received his Nobel Prize.
And I also translated a book for Ali Douaji, a Tunisian. His book is entitled Between the Mediterranean Coasts, as I also translated a selection of books for Ghada Samman. The last thing I translated was a book for Abdurrahman Munif entitled Trees and the Assassination of Marzouk. But unfortunately, Abdurrahman Munif was not able to see this book. What you see around me are my children. These are my children. And this last selection I oversaw at Jovan's publishing house. And in the past 10 years, we translated over 40 stories from Arab authors all over the Arab world. L'Italia ha nella sua storia una componente araba, non la si vuole prendere in considerazione da parte di qualcuno per motivi politici, ma storicamente lì, incontestabilmente, 200 anni di dominazione araba in Sicilia e i restanti periodi sotto i Normanni e gli Svevi hanno lasciato tracce profonde che non sono soltanto nell'agricoltura o in questo o quel palazzo, ma sono nei modi di operare, nei modi di pensare. Naples is located in the middle of the Mediterranean Sea and is of utmost importance, not because of its location alone. For example, my city Palermo is located in the Mediterranean Sea. Naples has always been the center of trade since the beginning. It has a long history and has always been rich culturally. It encouraged cultural trade between Italy and China. L'Università all'Orientale è legata alla città di Napoli in molti modi. Certamente le sue origini storiche ci fanno capire che solo a Napoli poteva nascere un'istituzione di questo genere. L'Orientale nasce 3 secoli fa, quando qui c'era un regno, quello dei Borboni, che aveva delle, diciamo così, degli interessi di espansione in certi territori dell'Oriente. E quindi la collocazione dell'Orientale a Napoli, la nascita cioè di un centro di studi, che all'inizio non era proprio un centro di studi, nasce come Collegio dei Cinesi, ma poi si trasforma in centro di studi sull'Oriente più lontano, ha creato una istituzione solida, favorita dal Regno Borbonico e poi confermata dal Regno d'Italia quando l'Italia verrà unita alla metà dell'Ottocento, e quindi, diciamo così, la presenza storica dell'Orientale nella città di Napoli si giustifica per questa sua collocazione geopolitica in qualche modo. L'Orientale University was originally established in the 18th century, initially with religious and missionary aims. It wanted to educate missionaries to be sent to China. As well as Chinese and studies associated with it, they added a multitude of languages and different disciplines. For example, they added several Western languages, as well as studies, but the primary focus was on the Eastern languages and arts. From amongst these languages was Arabic. Currently,
L'Orientale teaches over 100 different languages. The multitude of languages at this university gives students much opportunity. Those who want to learn the language can immerse themselves in the language's culture and modern history. It also gives them the opportunity to study more than one language associated with a specific region or a shared cultural background. For example, whoever studies Arabic can also study Berber or Turkish and Farsi. These are all languages that have interacted with Arabic over the centuries. They helped shape what was called the Great Islamic Civilization. This is what makes L'Orientale unique to other institutions, because others cannot provide the same opportunities and depth of study within this field. L'Università L'Orientale di Napoli è divisa in 9 dipartimenti. Il dipartimento più antico, quello costitutivo diciamo, dell'università, anche il più numeroso, è il Dipartimento di Studi Asiatici, che ha anche la biblioteca naturalmente più ricca di tutta l'università. Noi possediamo circa 140.000 volumi. Per quanto riguarda più in particolare il mondo arabo, noi possediamo anche dei libri piuttosto rari, importanti, una raccolta di manoscritti, per esempio, antichi, ma anche opere a stampa che difficilmente si possono trovare in altre biblioteche. Partirei da questo manoscritto del Corano, un manoscritto illustrato del Corano molto bello, molto antico. Qui abbiamo una curiosa opera scritta da un re dello Yemen, al-Malik al-Ashraf, che è sulla farmacologia, un'opera scientifica, e le opere scientifiche arabe erano molto richieste in Europa perché sia la scienza medica che la farmacologia erano molto avanzate, quindi gli europei collezionavano volentieri manoscritti arabi che riguardavano queste scienze. A testimonianza di questo fatto, qui abbiamo un classico della medicina araba, uno dei più grandi scienziati diciamo, del mondo arabo, Abul Qasis veniva chiamato in Europa. Il suo nome vero era Abul Qasim al-Zahrawi, che ha scritto delle opere di medicina ed era talmente noto che appunto il suo nome era stato trasformato in Abul Qasis dai latini. Ma come dicevo, non sono solo i manoscritti, ci sono anche delle opere a stampa molto importanti. Questo per esempio è una rarità, è un commento a una delle più grandi raccolte poetiche della lingua araba, il Diwan del poeta egiziano Omar ibn al-Fared, con i commenti di Al-Burini e di Abdul Ghani al-Nabulsi, una delle opere a stampa egiziane più antiche che si possiedano. Qui abbiamo una curiosa opera che fu fatta da due studiosi italiani all'inizio del 1900 che volevano creare una sorta di dizionario di tutti i nomi storici degli arabi, cioè consultavano tutta la grande letteratura araba antica e ogni nome cercavano di individuare chi fosse, dove fosse nato, che cosa avesse fatto, in modo da fare una sorta di grandissimo dizionario biografico di tutti gli arabi importanti nella storia. Purtroppo, dopo i primi due volumi, questo è il secondo, il dizionario si è fermato e non è stato più continuato perché le ricerche richiedono naturalmente molti investimenti, dei finanziamenti, non si possono più fare come si faceva un tempo. Qui abbiamo un'altra rarità, una delle più importanti, se non la prima,
traduzione in lingua latina del Corano. Fu fatta da Ludovico Marracci nel XVII secolo e come traduzione ancora oggi viene considerata un prodigio, perché nonostante che gli strumenti dell'epoca non fossero particolarmente raffinati, riuscì a fare una buona traduzione del Corano. Infine, un'altra curiosità, un libro stampato proprio a cura dell'Orientale, della nostra università, alla fine dell'Ottocento, per recuperare il patrimonio dell'eredità araba in Italia. È infatti il Diwan del poeta arabo di Sicilia Ibn Hamdis, che è stato completamente edito in lingua araba dal professor Celestino Schiaparelli e che così ha dato un contributo, diciamo, alla conoscenza di quel periodo importantissimo della nostra storia in cui la Sicilia e varie parti del Mezzogiorno d'Italia erano sotto dominazione araba e producevano letteratura, cultura, scienza. Attenzione, la signora Balestrieri Giuliana. La signora Balestrieri Giuliana è pregata a recarsi all'ufficio all'assistenza alle lettere al binario 1. Anna Musafer Eliom, Ilana. Today I'm traveling to Naples. I've been traveling all my life to Naples on the same train. Thank God, on the train I'm able to read, work and translate and do many things. I always have a bag with a dictionary so that I am able to correct my students' work. But today I'm not traveling to the university. Today I'm traveling to a book fair in Naples. And I also invited some writers from the Arab world. The reason is I would like to encourage some of the publishing houses to distribute Arabic literature in Italy. Those who are, of course, interested in Arabic literature. From amongst the writers I invited are Rashid Daif from Lebanon, Ibrahim Nasrallah from Palestine, and also Ahlam Mustaghanmi. Tempted by your rich darkness, what made me desire such a color? O you who shakes like an olive tree, you remain in the lantern of my anticipation, and this entire night is mine, piece by piece. It was a beautiful union between the Italians and us. Maybe it was due to the geography. We are alike in our tastes, in our social relations, in our inclinations in life. My relationship began with Isabella. Isabella is a rare person. She's beautiful, and I believe that many of the Arab authors that have been translated are indebted to her because of her achievements. I believe a lot of the Arab authors would not have been translated if it were not for this lady. She did not only translate our works, but she also produced a generation of interpreters that share her morals and that share her love of Arabic and Arabs. I believe that this is an important matter. For the first time, and I speak of myself as an author who has two publications in Italian, I also have a third story
that's been translated. As well as that, more than 4 college theses that have been translated about my works. What I wish to say is they took our Arabic literature as is. They didn't only embrace this literature, they also embraced the cause that came with the literature. So therefore, you don't fear over your stories regardless of whether or not it's a hot topic, and even if it's a topic that's forbidden in other languages and countries, you don't have to worry about it within the Italian language as such. Da parte del mondo arabo non c'è stata la rispondenza che ci si poteva aspettare. In fondo, se io parlassi con qualcuno che valorizza la mia cultura nazionale, io sarei, in fondo sarei grato, mi interesserei. Invece gli arabi sono così come chiusi in un... Ma forse la difficoltà non è che per noi il mondo arabo sembra uno, in realtà quando noi poi capiamo il mondo arabo sono tanti. Allora, al limite l'Egitto sarà interessato agli scrittori egiziani, i tunisini agli scrittori tunisini, i libanesi, questa unità del mondo arabo alla fine non esiste. Jouvence ha pubblicato vari autori egiziani, vari autori libanesi, sì, però anche palestinesi, libici, marocchini, algerini, tunisini e tutto, sì, iracheni. Ecco. Iracheni quando l'Iraq non andava di moda, perché, appunto, sì, perché certo, ora pubblicano libri iracheni, sì. Però effettivamente nessuno si è mai interessato. Si ricorda quando all'inizio abbiamo cominciato a mandare libri alle ambasciate perché pensavamo ingenuamente, che ingenuità, pensavamo che le ambasciate... Fossero interessati, ovviamente. Cioè, forse compreranno 10 copie per fare il regalo a Natale agli impiegati italiani. Niente. Sì. Nel migliore dei casi mandavano una lettera di ringraziamento, ma non sempre. After September 11th, something important happened. The number of students increased in college in a strange way. I used to teach political science, and I would have from 20 to 30 students. Not more, but day after day, the number increased to 100. 100 in political science, 100 in literature. And I'm speaking of the departments at the Le Orientale in Naples, and the number of students who chose to learn Arabic increased all over Italy. And there was an important spread of concern amongst Italians for the Arabic language and culture. The strange thing is, from the media's perspective, such as television and news, it's as if it didn't happen. Un po' è colpa nostra, nel senso che l'accademia, il mondo accademico, il mondo delle università, non si sa molto spesso ben proporre, no? Considera l'informazione giornalistica come qualcosa di secondo piano, per la quale non vale la pena di spendersi più di tanto. E quindi qualche colpa da parte dei docenti c'è sicuramente. Però il grosso delle colpe, secondo me, sta in un sistema informativo che premia più la visibilità di grande evidenza, di grande impatto, che non il ragionamento. E allora è preferibile avere certe volte nelle trasmissioni televisive o nelle interviste giornalistiche dei personaggi che dicano cose forti, non importa che cosa, l'importante è che siano di impatto, piuttosto che non invitare a ragionare. C'è dubbio che ci sia una stampa italiana e anche potente economicamente che ha in tasca già la soluzione. Tutto quello che non corrisponde al modo occidentale di vivere,
al processo di globalizzazione, visto come una cosa perfetta e meravigliosa, anch'io credo che ci siano aspetti positivi nella globalizzazione, per carità, ma ecco, tutto un certo tipo di stampa che ha l'idea che questo sia il male e che tutto quello che sia di differente orientamento vada piegato o stroncato. Una forma di terrorismo culturale, anche questa. All the efforts we achieved in the West to spread Arab culture were unsuccessful because media wants to address different topics and they are more so anti-Islam due to the Islamophobia in the West that has existed for a very long time. The truth of the matter, what we are living now as Italian Orientalists, specifically, is a form of very specific marginalization. There really is no interest from the Italian side or from the Arab side. On the Arab side, because they wish to distribute their culture to other Western countries, such as France and England, and they prefer translations in English and in French. Some authors don't even translate into the Italian language. They think that Italian translations give a lesser value to their work. The linguistic factor is the reason why we are unknown to some cultural segments. We are not familiar to the Arabs at the level needed or the level that we claim to deserve. Maybe we are not at the level of the British or the French or the American professors, but at the end, Allah knows best. This is the very truth of the matter. We speak a beautiful language, which is Italian, and some of us know Arabic to a sufficient level, or maybe an insufficient level, I don't know. And no one knows us, no one knows who we are. With regards to the public audience and also the public readers, they do not show any interest. All the books that we translated merely circulate between a very small group of intellectuals, and that's about it. I discovered that amongst Arabs I was not known, and nobody was concerned with me. And how am I to reach the intellectuals? So I went to the intellectuals and asked them to help me translate these poems. And they bought these books because they were about the Arabs of Sicily and not because of Francesca Caro. But Arabs are the ones who help translate those poems. Arabs don't care about my work, nor do Italians. And that is why I feel like I spent my whole life for absolutely no purpose. C'è un indirizzo di posta elettronica, ve lo ricordo, fare, vi ricordo che ha un H al centro, fare@rai.it, e qui ora nel nostro stand ci sono esattamente gli scrittori e poeti. Mi aiuterà se vuole Francesca Corrao. Buongiorno Francesca Corrao, grazie di essere qui. Il microfono e naturalmente la voce, i versi di Ibrahim Nasrallah. Al maqa'id. Nihaya. Al maqa'id أضلاعنا الهاربة لتطل على مشهد البحر عند الغروب يومنا المر عزلتنا جرأة الحزن خلف ابتسامتنا وخروج إلى الناس يعني الهروب سديلي فينا le panche nostre costole fuggite per affacciarsi sulla vista del mare al tramonto, nostro amaro giorno, nostra solitudine, coraggio del dolore, oltre il nostro sorriso, l'andare della gente, ossia fuggire.
Le panche sono i nostri piedi dissolti nella terra.